bambini, io sono Guffetta e oggi ho gli ospiti come Gattoboy. Ciao bambini, io sono Gattoboy. Zico. E ciao bambini, io sono... Chi sei? Io sono Zico. Sono Jasmine e sono venuta in cucina da Guffetta. Oh, mi siedo qua vicino ai ragazzi. E Julie. Ciao bambini, io sono Julie. Vi piacciono le mie treccine? Me le sono fatte stamattina. Mi sento super bella con le treccine. Grazie a Guffetta che mi hai invitato al tuo super om nom nom show. Niente, mi siedo anch'io. E manca solo l'Emily. Ciao Guffetta. Oh, ciao Emi. Guffetta, mi accomodo anch'io, va bene? Certo. Vi farò tutto quello che volete da mangiare oggi. Oggi siete in cucina da Guffetta. Va bene, io mi siedo. Allora, mi accomodo vicino agli altri gli altri ospiti, giusto? Sì, visto che siete in un ristorante, siete tutti ospiti, clienti, giusto? Mi siedo. Bambini, penso che avete già capito che siete in cucina da Guffetta e oggi preparerò tantissimi buonissimi piatti da mangiare alle mie amiche Miracle Tunes e a Zico con Gattoboy. Andiamo in cucina. Come ci siamo sedute comode, vero ragazze? Sì, sono comodissima. Questo divano è bianchissimo ed è morbidissimo. Oh sì, piace anche a me. Ora vediamo il menù. Guffetta, ci porti il menù? Certo, era qui. Aspetta, eccolo. Il mio menù. C'è doppio tasty cheeseburger. Tasty cheeseburger normale. Un cheeseburger super normale senza insalata e pomodoro, un sandwich gigante, un hot dog, patatine fritte, crocchette e bibita. Però oggi c'è un'opzione proprio super esclusiva, ragazze. Posso farvi le crepe colorate in forma di qualsiasi animaletto e figura che volete. Perché ho acquistato i nuovi modi per fare il toast. Che ne dite? Oh sì! Allora, io voglio un elefante, una stella e un cagnolino. Tutti colorati a forma di crepe. Cioè, tutti colorati in loro forma come crepe. Buoni, buoni! Ok, tocca che facciamo quello che hai chiesto. Allora, cuoricino in pasto rosso, stella in pasto giallo e cucciolo, facciamolo verde. Vediamo, ora prendo le figurine. Cuoricino, stella e il cucciolo. Apriamo il rosso. Che fatica, bambini. Prendiamo un pezzettino, lo facciamo diventare un po' la forma di crepe. Golosa crepe. Forse prendiamo il cuore e vediamo se la misura è esatta. Esatta! Adesso facciamo la stessa cosa per la stella. Dai, dai, barattolo! Prendiamo un pezzo. Forse due. Ecco. Facciamo la forma rotonda come facciamo per i crepe. Vediamo se la misura è giusta. Giustissima! E mettiamo giù. Ora stessa cosa per il cagnolino. Metà. Facciamo la forma di crepe. Adoro le crepe, buone. E mettiamo il cagnolino. Adesso, bambini,
È la parte più bella, interessante e magnifica. Venite, schiacciamo. Prima il cuoricino. Hop. Adesso togliamo tutto l'intorno che non ci serviva. E... ta-da! Il cuoricino crepe pronto! Oh, fantastico! Adesso la stella. Opla! Giù la stella. 1, 2, 3. Ah! Togliamo di nuovo tutto quello che non serve. E diamo la stella crepe alla Giulia. Voilà, Emily, vediamo dopo chi l'ora. Il cucciolo! Togliamo il verde. Ed eccolo, il cucciolo crepe! Wow, è stato fantastico! Guardate come sembrano buoni! Che brava che sono! Ora te li metto nel piatto. Oh, questi sono per te! Ecco qua, questo è per te! Sentiamo un po' cosa vuole Jasmine. E noi, scusa, anche noi vogliamo mangiare qualcosa di buono. Ma prima le ragazze, Geco, tanto loro vogliono le crepe. Tu immagino vuoi qualcosa di più serio. Sì, noi vogliamo una gigantesca pizza. Ah, gigantesca pizza. Prima le crepe delle forme diversissime per le ragazze. Poi facciamo qualcosa per voi, d'accordo? Certo. Ora, Jasmine, dimmi cosa vorresti mangiare. Io vorrei la crepe a forma di farfalla e a forma di orsacchiotto e un coniglietto. Bella, vero? Fantastico! Allora, scegliamo il colore. Facciamo farfalla azzurra. No, elefante azzurro. Eccolo, elefantino. Farfalla la facciamo verde e orsacchiotto. Lo facciamo rosa. Tocca fare come abbiamo fatto prima, bambini. Apriamo il barattolo. Apriamo il barattolo. Prendiamo un po' di impasto. Vediamo di tirarlo fuori con il coltellino. Ecco. Lo facciamo bello rotondo come abbiamo fatto prima. E mettiamo l'elefantino sopra. Ora apriamo la verde, prendiamo il nostro coltello e tiriamo fuori un pezzettino. Un altro, dai, abbiamo preso troppo piccolino. Facciamo un impasto. Questi impasti mi sembrano un po' troppo colorati, non è vero? Oh no, sono fantastici! Allora mettiamo la farfallina sopra. E ora tocca a Rosa. Ha un orsacchiotto rosa. Che bello, faremo un orsacchiotto rosa. Che bella idea che ti è venuta in testa, Jasmine. Sei stata bravissima. Servirebbe un altro pezzettino. Wow, che pezzo gigantesco! Rosa, diventerà un orsacchiotto rosa. Eccoci qua. Ora tocca fare le figurine. Dobbiamo stringere. Opla! Adesso vediamo quello che non serve. E vediamo un po' l'elefante. Carinissimo, cucciolosissimo. È tuo. Ora la farfalla verde. Opla! Oh, è uscita da sola, guarda che carina! Farfallina. E l'orsacchiotto. Vediamo di togliere quello che non serve. E liberiamo l'orsacchiotto. Ta-da! Wow, che bello orsacchiotto rosa. Bambini, è fantastico, vero? Dove siamo qui? Allora abbiamo fatto un orsacchiotto rosa. Una farfalla verde. Un elefantino azzurro, un cucciolo verde chiaro, un cuoricino rosso e una stella gialla. Siamo stati bravissimi, bambini! Ora voglio che mettete un mi piace e commentate. Ciao!